Ai tempi di Carlo Magno, Aquisgrana diventa anche un importante centro culturale. Carlo vi riunisce gli esperti di tutte le discipline, provenienti da tutte le parti dell'impero e da altre regioni ancora. Fra di loro c'è Alcuino da York, che è anche il capo della Scuola Palatina. Sì, il centro di studi di Aquisgrana si chiama Scuola Palatina, perché è la scuola del Palazzo Imperiale. Un altro studioso importante della Scuola Palatina è Eginardo, che scrisse la vita di Carlo Magno. E grazie ai racconti di Eginardo che possiamo conoscere molte delle imprese di Carlo. Il periodo carolingio è un momento di rinascita culturale, e non solo per la Scuola Palatina. Si aprono scuole presso molte cattedrali e monasteri, soprattutto per formare uomini di chiesa e funzionari ben istruiti ed efficienti. Si moltiplicano i laboratori di copiatura per trascrivere i testi dell'antichità, sia sacri sia profani. Ed è in questo periodo che si inventa un nuovo tipo di scrittura, semplice e chiara, detta scrittura carolina. Una scrittura che facilita la lettura e che farà da modello per diversi secoli. In questo periodo si ha la rinascita della cultura. Perché? Perché Carlo è un sovrano lungimirante e si rende conto che per governare, per amministrare un impero tanto grande, ha bisogno di funzionari colti, preparati e competenti. Ecco perché istituisce nel Palazzo Imperiale di Aquisgrana la Scuola Palatina. L'aggettivo palatina significa di palazzo, quindi scuola di palazzo. Qui favorisce l'apertura di scuole e biblioteche per religiosi e laici, e nasce in questo periodo la scrittura carolina. È una scrittura chiara, semplice, che è adatta per scrivere soprattutto documenti ufficiali.